6 luglio e iniziamo un nuovo giro sulle strade marchigiane. Nuova giornata, nuovo giro. Oggi l'idea è di andare a Ofagna. Devo ancora decidere quale percorso fare, ovvero se passare prima da Recanati o puntare direttamente a Osimo, che è la più probabile. In ogni caso i video lì li vedremo da quando sono già in zona, perché tutti i tratti precedenti erano già presenti in altri filmati. Quindi godiamoci ancora per un po' il lungomare e poi ci vedremo quando saremo già in zona. Intanto siamo quasi al Taunus, fino al Taunus ci si arriva ovviamente col video. Sono le 9.08, c'è poca gente per ora, ma è presto, si sa, qui andiamo a dormire. Terza giornata sulle strade marchigiane a luglio e in questo primo video vedremo il tratto da Numana a Campocavallo. Ma poi, come vedete nel riquadro in alto, andremo a Ofagna, passando, meglio, sfiorando Osimo. E poi ritorno a casa. E qui il punto più ridicolo di questa pseudo ciclabile. La siepe non è stata tagliata e quindi non riesco neanche a dipingere quello che vorrebbero. E qui c'è una larghezza di 20 centimetri di pista ciclabile, è una buffonata. Qui anche, qui sarà 30-40 centimetri al massimo, il minimo deve essere 1,5 metri. Oh! La ciclabile è tutta crepata e inclinata. Deve essere perfettamente scomoda e pericolosa. Qui in pianura almeno. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. E sono sempre con la mia Bianchi Oltre XR4. Basta mettere a posto i 20 metri finali, dovete metterla a posto tutta. Thank you.
passato Villa Musone, Acquaviva, ora siamo a una delle rotonde che conosciamo bene, buono, via, e andiamo in direzione Osimo. Splendidi vigneti, ancora più splendidi quando è autunno e assumono delle colorazioni fantastiche. Altra rotonda, altri vigneti, altre macchine, la strada è trafficata questa, qua è bella larga, quindi tranquilla. Qui siamo al bivio dove l'altra volta siamo andati a destra per andare a Osimo, facendo la strada meno trafficata che sale subito. Questa volta invece rimaniamo bassi, seguendo l'indicazione che dice Recanati Jesimo, tanto anche di qui, come dice il cartello, Osimo 12. Cartello qualche chilometro più indietro diceva Osimo 7, poi Osimo 9, fantastico, il senso delle distanze eccezionale. Ci avviciniamo ma il chilometraggio aumenta. Strada rovinatissima sulla destra, un vero schifo. L'abbiamo già fatta ma nel verso opposto. Notare le condizioni schifose tra rammendi e crepe sulla destra. Le strade si rifanno e si rifanno fatte bene, mettendo a posto anche il fondo. Se no non durano nulla. Rotonda, di lì di solito scendiamo per andare a Campocavallo e infatti puntiamo in direzione Campocavallo. Che sarà abbastanza sfornito in questa fase. Abbiamo appena portato la siepe, ottimo lavoro. Campocavallo
località Osimo. Negozio di bici che era sempre più chiuso. No, è aperto. Casa del cugino. Osimo, di qua dice Osimo, vediamo. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video di questo giro continuano, ciao, alla prossima!